Stiamo studiando quelle che sono le norme vigenti in modo da poi capire quale possa essere il percorso per proporre soluzioni alternative. Noi sapete tutti bene che puntiamo moltissimo sul discorso della prevenzione. Anche in questi giorni su di un importante quotidiano, forse il più importante d'Italia, si sottolinea che 4 tumori su 10 potrebbero essere prevenuti ed evitati, quindi se si facesse appunto uno screening, un controllo preventivo efficace. Allora, per fare questo noi abbiamo bisogno di poter utilizzare tutti i dati che ogni giorno vengono registrati in un cervellone, no, lombardo, e dove abbiamo quindi tutte le informazioni riguardo allo stato di salute di ogni singolo cittadino di questa regione. Indubbiamente bisogna farlo con grande cautela, con grande prudenza, secondo procedure definite e concordate e condivise da tutta la cittadinanza. Trovo, devo dire, singolare che invece non si possano utilizzare i dati sanitari dei nostri concittadini per farli vivere meglio, per garantire loro un percorso di salute molto più lungo e quindi molto più positivo, sia per loro che anche per quelle che possono essere le spese che la Regione deve sostenere per mantenere in buone condizioni tutti i cittadini. Il problema in questo momento è che si non confrontano, e questo evento serve proprio ad un confronto, tra due punti di vista, ambedue leciti, e che ambedue devono essere presi in carico dalle istituzioni, in questo caso dall'istituzione regionale, ovvero il punto di vista della privacy, certamente un problema delicato che dobbiamo considerare, ma dall'altro anche l'utilizzo dei dati per fare della buona programmazione. Le due cose sono inconciliabili? Secondo noi no, assolutamente no. Stiamo lavorando con l'assessorato al welfare della Regione Lombardia su un testo unico che possa affrontare questo problema nel modo, diciamo, migliore per il cittadino e unicamente per il cittadino. Dobbiamo capire come vengono assorbite le risorse, come vengono gestite e se la programmazione viene fatta in maniera efficiente o meno. E la parte della privacy è ovviamente un grosso problema nel momento in cui abbiamo bisogno di analizzare i dati real world. Basti pensare che dal momento in cui è entrato in vigore il GDPR nel 2018 le pubblicazioni che utilizzano dati real world sono addirittura decresciute, cosa che in ambito di ricerca non succede mai. C'è sempre un'evoluzione esponenziale di crescita di questo tipo di pubblicazioni. Tuttavia in questo specifico ambito il GDPR ha sostanzialmente bloccato la ricerca in ambito dei dati real world, e questo ovviamente deve essere un passaggio che dobbiamo fare, un successo che dobbiamo ottenere nei prossimi anni per poter far ripartire la ricerca in quest'ambito che è fondamentale. L'interesse pubblico che fa capo alla collettività prevale sicuramente sull'interesse alla privacy. Tutte le volte che il dato sanitario sensibile bene può essere utilizzato per il perseguimento di una finalità di interesse pubblico, di tutela della salute della collettività, la corretta interpretazione dell'articolo 32 della Costituzione sul diritto della salute, sulla solidarietà sociale orizzontale, consente sicuramente la prevalenza della dimensione collettiva rispetto alla dimensione individuale. Il dato sanitario sensibile deve essere utilizzato esclusivamente per quella finalità di interesse pubblico. Quindi chi la utilizza per la finalità di interesse pubblico deve anche apprestare tutte le forme di tutela perché non vi siano abusi.